Con una rete al 96esimo di Paolo Frascatore, il Pescara espugna per 2-1 in rimonta il Bruno Nespoli di Olbia grazie ad un finale di gara per cuori forti e dopo una partita giocata sottotono per 80 minuti. Contava però vincere e la vittoria alla fine è arrivata per continuare a sperare ancora nel terzo posto. Auteri manda in campo la sua squadra con il consueto 4-2-3-1 tra gli assenti, Giambò e Drudi. Memusciai dopo un mese si rivede in panchina dove siedono anche Pompetti e Ferrari. I bianchi di casa rispondono con il 4-2-3-1 e con in avanti la temibile coppia Udo Ragazzu. Nel ventoso pomeriggio del Bruno Nespoli dirige Schira di Pordenone di fronte a 700 spettatori, tra cui una cinquantina di impagabili tifosi abruzzesi giunti nell'isola. L'avvio di partita vede al quinto sugli sviluppi di un angolo battuto da Emerson, il palo colpito dalla rosa di testa con i legni che salvano Sorrentino. Subito aggressivi bianchi di casa con Biancu che al decimo con un tiro dai 18 metri chiama la parata centrale. Il portiere bianco-azzurro fa molto possesso palla il Delfino che però rischia di nuovo al 18esimo con un tiro di pochissimo al lato ancora di La Rosa. Il vento crea problemi agli ospiti per l'occasione in maglia arancione. La squadra di Auteri prova a scuotersi ma l'Olbia chiude tutti gli spazi trovando al 23esimo la rete con lo scatenato La Rosa che dalla distanza supera Sorrentino che ingannato forse dal vento viene superato con la formazione isolana che trova così il meritato vantaggio. Male il Pescara ora anche sotto è costretto a rincorrere con il primo squadro. Quello si fa per dire alla mezz'ora con un colpo di testa alto di Cancellotti. Irriconoscibile la squadra di Gaetano Auteri che rumina calcio modesto sul prato del Bruno Nespoli con i locali che sfiorano al 35esimo ancora il 2-0 con un colpo di testa di Brignani che spedisce il pallone al lato quasi di un nulla. Al 45esimo proteste per l'errore di Ciocci, il portiere dell'Olbia che perde palla al limite e poi va a commettere fallo su Rauti con l'arbitro che va solo ad ammonire l'estremo difensore. Difensore sardo fra le proteste ospiti. Si incarica della battuta della punizione dal limite Clemenza che va a sbattere però sulla barriera. Finale di primo tempo con il direttore di gara circondato dai giocatori abruzzesi. Nella ripresa al quarto Arboleda per l'Olbia in area abruzzese alza il pallone sopra la traversa. Al 12esimo Teri getta nella mischia Ferrari, Dursi e Nzita per Cernigoi, Rauti e Veroli. Attacca la squadra abruzzese seppure in maniera disordinata ma di conclusione in porta neanche l'ombra. Al 24esimo punizione dal limite per l'Olbia con la conclusione di Emerson che fa finire il pallone di poco sopra la traversa della porta di Sorrentino. Passano i minuti con il Pescara all'affannosa ricerca del pareggio. Alla mezz'ora corner di Pontisso incornata al lato di Ilianes e questa dopo 75 minuti di gara l'occasione più pericolosa costruita dai biancazzurri. Al 38esimo si rivede in campo anche dopo un mese e mezzo Memusciai che entra al posto di Clemenza in un finale di partita incredibile che vede al 40esimo la rete del pareggio di Ferrari che su cross di Pontisso di testa non lascia scampo a Ciocci. 14esima rete stagionale per l'attaccante abruzzese che viene festeggiato dai compagni e con il Pescara che ora ci crede attaccando nel finale di partita con al 95esimo la caduta in area di Ferrari con il direttore di gara friulano che prima indica il dischetto e poi assegna la punizione all'Olbia. Ma al 96esimo c'è l'apoteosi abruzzese con Paolo Frascatore che si inventa un gol da campione segnando la rete della vittoria che fa esplodere la gioia degli impagabili tifosi abruzzesi. Giunti nell'isola, Pescara batte Olbia 2-1, il terzo posto è ancora alla portata e martedì allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia ci sarà l'attesa sfida con il Cesena.